Kobane Calling è una storia drammatica, però raccontata con linguaggio di zero calcare, quindi divertente, ironica, e assume un altro colore. Ed è una cosa fondamentale perché veicolare messaggi importanti attraverso anche l'ironia è il lavoro che fa la commedia, è il lavoro pensata alla vita è bella, per fare un esempio. Si parla di una cosa così importante, così grave, così tragica, con un tono ironico ed eccezionale. Ed è un diario di viaggio, un racconto di un viaggio attraverso paesi che tutti dovremmo conoscere e storie che tutti dovremmo conoscere e considerare molto di più che in quei 5 minuti distratti durante un telegiornale mentre mangiamo. In Kobane Calling di Zero Calcare si parla dei viaggi che ha affrontato Michele a Kobane proprio e della sua esperienza. E grazie al tono speciale e unico di Michele, adesso senza far troppa sviolinata, che neanche se la merita Zero Calcare tutta questa cosa, però riesce veramente col suo modo di scrivere, di raccontare, anche ogni volta con i suoi riferimenti. Soprattutto per la mia generazione, molto vicini, pop che riguardano la nostra cultura, anche immaginifica, a rendere vicinissima qualsiasi cosa, anche un'esperienza del genere, per poi far arrivare il concetto essenziale che non è che c'è gran bisogno di renderla vicina, perché in realtà lo è proprio già vicina e riguarda veramente tutti noi. E in questo momento storico credo che ce ne stiamo accorgendo anche per altre situazioni, altri argomenti. Allora, in realtà quando è uscito Kobane Calling io non mi aspettavo per niente che potesse avere successo, penso che anche la casa editrice l'ha fatto un po' manco come scommessa, un po' con rassegnazione secondo me, nel senso che effettivamente rispetto a quello che avevo fatto prima e che era il motivo per cui le persone si compravano i libri miei, quindi soprattutto cose buffe, divertenti, e appunto in cui si riconoscevano perché storie di vita quotidiana, l'idea di fare un mattone di 300 pagine su una questione geopolitica, medio orientale, eccetera, era evidentemente qualcosa di abbastanza azzardato. Io l'ho fatto un po' per dare un senso anche al viaggio che avevo fatto come contributo alla causa curda, però pensando che sarebbe stato, diciamo, comprato dalle persone a cui interessava in generale quel pezzo di mondo e quel quadrante là. Invece è andato molto bene, è stato paradossalmente il libro che è andato meglio di tutti quelli perché in realtà ha preso quelle persone lì, ma si è portato appresso anche il pubblico precedente e quindi in realtà sono stato molto stupito, ma molto contento. Interpretare diversi personaggi è già di per sé molto divertente, ti senti un po' Mel Blanc, che era quello che faceva tutte le voci dei Looney Tunes, che faceva tutti da solo. Io qui ne ho fatti due e mezzo, diciamo, due e una battuta di un terzo personaggio, ma soprattutto il Mammut, che è questa coscienza innamorata delle Bibbia, molto romana. Per cui ho suggerito l'idea di dargli una voce simile a quella di Aldo Fabrizi, che canta questa coscienza molto romana. E che quando deve dire a zero calcare, sta roba non va bene, glielo dice con quella bonarietà tipicamente romana e anche con quella dimensione del Mammut che noi, diciamo, con questo fisico, ricalchiamo alla perfezione. Interpretare Ezel è stato molto molto divertente perché lei è una persona molto entusiasta, quindi abbiamo molto giocato su dei toni sparatissimi. Divertente, ma non solo, perché poi ha una storia personale pesante ed è anche mi ha commosso molto perché forse magari ha toccato pure delle cose che possono somigliare al mio carattere, quanto dietro magari una personalità molto vivace e frizzante si possano nascondere invece altri dispiaceri o insomma, nel suo caso dei traumi importanti, perciò per me è stato bello sia interpretare la parte più alta, più sparata, che quella più profonda che convivono nella stessa persona, come un po' in tutti noi, immagino. Allora, interpretare me stesso nella lettura è stato da una parte strano, nel senso che io non sono attore, quindi anche in generale mi vergogno anche di recitare, di leggere, eccetera. Quello che c'è stato di molto buono e di cui, insomma, mi ritengo molto fortunato è che da una parte, avendolo scritto io e avendo, io faccio sempre un lavoro
mentre scrivo, di cercare di parlare ad alta voce e di far parlare il mio personaggio esattamente come farei nella vita vera. Quindi mi sono trovato effettivamente delle battute che mi venivano molto naturali e di cui sapevo esattamente come pronunciare il tono, perché in qualche modo già ci avevo fatto un lavoro a monte su questa cosa qua. E l'altra questione di cui tutto sommato mi ritengo fortunato è che questo mio libro arriva dopo Re Bibbia Quarantine, dopo un po' di esperienze di doppiaggio che avevo fatto nell'anno precedente, e quindi anche le cose su cui prima ero un po' più timido, mi vergognavo un po' di più, magari perché mi sentivo scemo a fare una cosa che era un po' finta, perché magari era dove interpretavo un tono che non era quello, che l'emozione che sentivo in quel momento lì, questa cosa un po' mi ero rodato e sicuramente mi è servito un sacco. Poi magari invece chi si ascolta non la trova questa cosa, però io ero molto contento. Non è il mio primo audiolibro, è sicuramente la mia prima graphic novel fatta audiolibro, spero che non sia l'ultima, anzi me lo auguro proprio. E non è il mio primo audiolibro e l'audiolibro è una roba meravigliosa perché penso che passiamo tantissimo tempo al volante, per esempio, passiamo tantissimo tempo in situazioni in cui possiamo ascoltare ma non potremmo leggere perché la nostra vista è distratta da altro e l'audiolibro ci racconta storie meravigliose. Oppure anche semplicemente nel buio della nostra stanza, con gli occhi chiusi, sentire una voce magari allenata, che ha studiato, che ci fa vivere il racconto molto meglio di quanto non faremo da soli leggendo. È uno strumento straordinario l'audiolibro. Poi, dal mio punto di vista, non posso non confessare che con la vita che faccio non c'ho mai tempo per leggere e quindi io pagherei per avere quel tempo per leggere. Invece mi chiedono di leggere e mi pagano pure. Come dire di no? Questa per me è stata la prima volta in cui ho letto un audiolibro, però io anni fa con dei miei amici che facevamo queste jam session teatrali, si chiamava Pedigree, e abbiamo letto, leggevamo proprio Cobane Calling con le tavole proiettate dietro, facendo tutti i personaggi, quindi in realtà sono stata molto contenta di essere chiamata proprio in questo perché l'avevo già fatto facendo un po' altri personaggi, però quello era stato molto bello. E la prima volta io li ascolto gli audiolibri, soprattutto in macchina perché di solito faccio un po' di chilometri perché non abito fuori Roma e quindi li ascolto, solo che ogni tanto io mi distraggo, passa un uccellino e mi distraggo, quindi sto sempre a mandare indietro, però li ascolto e spero che questo piaccia a chi lo ascolterà. Non sono riuscito a mettermi in paro quanto avrei voluto con gli audiolibri, nel senso che c'è un sacco di cose che vorrei ascoltare e che non ho avuto ancora il tempo di ascoltare, però con qualcuno sì. In realtà, per esempio, David Foster Wallace, che non avevo mai letto in cartaceo, l'ho letto in audiolibro, cioè l'ho ascoltato in audiolibro, e mi ci sono fatto un sacco di risate e mi è servito abbastanza a innamorarmi di questa forma qua, che effettivamente prima conoscevo un po' per sentito dire, e invece adesso un pochetto di più. Grazie.